Sì. Buonasera a tutti e benvenuti in questa afosa serata del 21 luglio per il debutto editoriale di Domenico De Luca, che ringrazio davvero perché per me è un onore e un'emozione presentare il suo libro, che appunto il debutto editoriale non è altro che un lavoro di tesi e ricerca su quello che è stato un evento che poi ha cambiato un po' la vita della nostra comunità. Oggi se siamo qui a parlarne, se ci siamo, è perché i nostri nonni, bisnonni sono sopravvissuti a quello che è stato l'evento che ha segnato poi anche il nostro vivere, la comunità palmese. Spesso ci troviamo e ci confrontiamo con anche persone dei paesi vicini, limitrofi, eccetera, e quello che noi palmesi non ritroviamo negli altri è questo forte senso di appartenenza. E forse il 1908 è la svolta che ci ha reso palmesi e così legati alla nostra città. E oggi parleremo insieme a tutti i colleghi e amici che sono qui della tosse della terra. 28 dicembre 1908. Fine, rinascita e futuro della città di Palmi. Come si legge nella prefazione, scritta da Giovanni Petronio, che poi ascolteremo, è un dono che Domenico fa alla nostra comunità. È una testimonianza puntuale, una ricostruzione di ciò che è stato e ciò che è avvenuto dopo. Un percorso storico da ciò che siamo stati a ciò che siamo adesso. A una comunità che porta ancora nel suo attaccamento alle tradizioni, i luoghi, il suo essere più profondo e i traumi di quelle scosse devastanti. Direi di cominciare a entrare nel vivo e prima di tutto dare la parola al nostro sindaco, l'avvocato Giuseppe Ranuccio, per i saluti istituzionali. Buon pomeriggio, buonasera, meglio, vista l'ora. A tutti voi, non so se la posizione è ideale, ma spero possiate vedermi tutti. Dovrei fare almeno 15 minuti di saluti per ringraziare anche affettuosamente le tante persone, i tanti amici che vedo schierati in questo tavolo, non dico dei relatori, neanche della Presidenza, però che ci comunicheranno la bellezza di questo, l'importanza di questo libro, tante persone con le quali collaboro quotidianamente, tanti che hanno condiviso un pezzo anche di storia amministrativa con grandi risultati per la città, penso all'assessore Mesano, anche l'assessore Giaffini, con i quali ancora va avanti questa esperienza, magari con ruoli diversi, il dottore Parrello, tutti voi. E però fra questi una menzione speciale, un ringraziamento e dei complimenti meritati devo farli a Domenico, che è un brillante ragazzo palmese, ormai un professionista affermato, un grande giornalista, anche un volontario che in tante iniziative ci è sempre vicino con la solita competenza e professionalità, e oggi ci delizia con questa chicca che è sicuramente frutto del suo lavoro anche di studio e di ricerca, però che racconta tanto della nostra città. È fondamentale, lo dicevo prima in una battuta che ho fatto per un'altra emittente televisiva, è fondamentale conoscere, far conoscere soprattutto ai giovani, a chi ha avuto la fortuna come noi di non vivere quell'esperienza drammatica che ha sconvolto famiglie, che ha distrutto e sconvolto intere città, non tanto per evitare che ciò possa accadere, perché sapete meglio di me che un fenomeno tellurico del genere non è prevedibile, ma sicuramente pensando all'aspetto amministrativo si possono mettere in campo, come stiamo facendo, stiamo provando a fare noi, tutte quelle serie di informazioni attraverso l'adozione dei piani comunali di protezione civile, informando la cittadinanza e le scuole di ciò che si è costretti a fare per tentare di limitare almeno le conseguenze. Ma la bellezza del libro attiene poco ovviamente all'esperienza amministrativa, invece attiene a quello che è accaduto, ai drammi che hanno sconvolto intere famiglie, intere palazzi storici, palazzi istituzionali. E anche leggendo quelle pagine mi è venuto in mente un progetto che abbiamo portato qualche anno fa, allora quando ci siamo gemellati con le città di Noto e Cerreto Sannita, perché una cosa che accomuna queste tre città apparentemente lontane, io non sapevo fin quando gli studi mi hanno portato a questa scoperta, che a seguito del terremoto queste tre città sono state ricostruite con un impianto urbanistico molto simile.
soprattutto nella parte centrale, quindi un'asse viaria centrale, tre piazze che si seguono. Qui a Palo sapete benissimo la piazza Libertà, piazza Primo Maggio e piazza Cavour. Quindi è anche bello vedere come queste contaminazioni urbanistiche, queste contaminazioni culturali poi si interscambiavano tra comunità. Sul pregio, sul valore artistico di Domenico non mi soffermo perché credo che almeno i presenti le conoscano già, chi non l'ha fatto avrà l'occasione di scoprire un vero e proprio talento palmese. Quindi grazie Domenico, grazie a tutti voi. Quindi cominciamo a entrare nel vivo di quello che è il racconto che Domenico ci fa. Il libro è strutturato in quattro parti. La fine, in realtà partiamo dalla fine, perché è la scossa, è quello che avrà al suolo praticamente il 90% della nostra città. Quindi comincia il racconto con la scossa, i soccorsi, le testimonianze. Si va al momento della rinascita, la rinascita abitativa, quella che poi vedremo, una rinascita, un adattamento sociologico, antropologico, un adattamento della comunità, la memoria e il futuro. Le problematiche, tutte quelle connesse e che ci legano anche ad altri territori italiani e non, che hanno vissuto in questo secolo e continuano a vivere questi drammi. Ma per entrare ancora meglio nel dettaglio passerei la parola al dottore Barrello, che è responsabile dell'area 1 del Comune di Palmi, per proprio entrare nel dettaglio e poi sviscerare tutto quello che sarà il tema del libro. Grazie Diana, buonasera a tutti, grazie Sindaco per la vostra presenza intanto a questa manifestazione che abbiamo organizzato d'accordo con l'amministrazione, ma proprio perché c'è questa volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare questo luogo anche nelle parti esterne, oltre all'auditorio. E quindi il giardino della Casa della Cultura diventa anche luogo di incontro per le manifestazioni culturali come questa sera. Grazie a tutte le persone intervenute qui presenti, e vedo tanti amici, tante persone con le quali collaboriamo, e quindi è un motivo in più per essere soddisfatti della vostra presenza. Io inizio velocemente e velocemente cerco di concludere l'introduzione, perché la intro non deve rubare spazio a quello che verrà dopo, e io non intendo rubare spazio ai bravissimi relatori che poi vi diciamo esporranno nel nucleo, ecco, e nel valore centrale in l'opera di Domenico De Luca. Voglio semplicemente dire una frase di Leonida Repaci che mi risuona sempre nella mente, ed è questa: la speranza è la cosa più bella della vita, realizzare un sogno è assai meno bello che sognarlo. Ecco, Domenico aveva un sogno e il sogno l'ha realizzato, cioè era quello di fare quest'opera che poi è iniziata come tesi universitaria. Io ho avuto il piacere, il privilegio di conoscere Domenico perché è venuto qui alcuni anni fa quando stava preparando la sua tesi di laurea per l'Università Tor Vergata di Roma, e l'ho incontrato subito e ho capito subito che persona è, che ragazzo è, quali sono le sue, diciamo, grandi aspirazioni e anche la sua generosità verso la città dove attualmente vive e dove speriamo che possa restare, perché la cosa bella è che i giovani possano restare nel luogo dove nascono e crescere nel luogo dove sono nati, anziché andare poi in altri luoghi a lavorare. Quindi io l'augurio che ti faccio è questo. Ringrazio per questo anche l'autore, il signor Marchese, che è il responsabile dell'Officina d'Acleto, perché ha saputo valorizzare la tua opera, così come anche un'altra opera, io dico anche di Domenico Latino, che è un altro giornalista, collega di Domenico. Volevo essere la Barbie, storia di Davide e ordinarie omofobie. Questo per dire che questa casa editrice ha valorizzato e sta valorizzando i giovani di Palmi, della Piana di Gioia Tauro, della provincia di Reggio Calabria,
con una iniziativa di pubblicazione dei libri che va oltre la speculazione, perché qui non c'è un sistema economico e finanziario, ma c'è un sistema culturale. Ecco, questo è il concetto che ci deve far progredire e andare avanti. Sul terremoto dico soltanto una cosa: purtroppo ciclicamente è successo, ciclicamente Beppe, è vero, si è verificato 1783, 1894, e qui abbiamo il miracolo della nostra Madonna del Carmine che ci ha salvato da quella sciagura, e poi quello del 1908 che purtroppo ha segnato le sorti della città. Concludo dicendo che dal punto di vista filosofico e antropologico il discorso della, diciamo così, della superstizione è anche legato un po' a questa paura del terremoto. Io sono una persona che si diletta di teatro e questa sera voglio ricordare due grandi del teatro napoletano, i fratelli De Filippo, che nella loro contraddizione però erano d'accordo sulla superstizione, perché Peppino diceva che non è vero ma ci credo, ma Edoardo diceva essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Io mi auguro che il terremoto non ci colga e che noi non lo vediamo, perché già l'abbiamo vissuto nella storia e nei racconti dei nostri avi, e quindi imploro la protezione della Madonna del Carmine su Palmi e su tutti noi affinché ci liberi dal terremoto. Grazie. Grazie Gianni. Questo è là per parlare poi di quello che è il racconto, come dicevamo. Vorrei giusto iniziare per introdurre poi tutti i nostri colleghi, i relatori e gli amici che sono qui, leggendo Palmi non c'è più, testimonianza del Corriere della Sera del 30 dicembre 1908. La stazione di Palmi presenta uno spettacolo impossibile a descriversi. I viaggiatori chiedevano notizie, inquieti nella loro destinazione. L'ispettore ferroviario urlava a squarciagola. A fronte i contadini scendevano alla stazione, inebetiti, portando masse vizie e incalzati dalla paura. Mentre tutti si addensavano nell'edificio screpolato in cui risuonavano pietosi lamenti, mi sono avviato verso il paese che dista mezz'ora di strada dalla stazione. Destituato in vetta a uno splendido colle tutto piantato di ulivi. Strada facendo incontro sempre nuovi fuggiaschi, aggruppati a famiglie, a piccole frotte, oppure isolati. Tutti avevano una fisionomia di sogno, l'impronta di gente impazzita. Un uomo barbuto, alto, che bandiva un gran bastone, con un aspetto da mago, mi si parò dinanzi e disse: «Dove vai?» «A Palmi», risposi. «Palmi non c'è più». Fumo subissati per le nostre colpe. È un castigo di Dio. Questo è una piccola testimonianza di tutti i viaggiatori che si trovavano a Palmi in quel periodo e che hanno vissuto e hanno visto la devastazione. Una devastazione che non è stata solo fisica, 700 morti, 1000 feriti, 90% della città era solo, ma è stata una devastazione poi morale, che poi si è trasferita anche un po' in quella che tutta la popolazione circostante, perché molti poi sono andati nei territori circostanti. Quindi partirei proprio da qui, da quella che è la fine, dalla scossa, e per questo passerei la parola a Giovanni Pedroni. Noi non siamo responsabili del passato, di quello che è stato, di quello che è successo nel 1908, però saremo responsabili del futuro. Buonasera a tutti, saluto cordialmente gli altri relatori, un abbraccio affettuoso al mio caro amico Domenico De Luca, un abbraccio anche al sindaco. Domenico, lo avete detto, ha fatto un lavoro certosino e storiografico raccontando un passato recente, se vogliamo. Ha lavorato in antropologia, si chiama osservazione partecipante. L'osservazione partecipante che cos'è? È raccontare dei fatti sui luoghi e vivere i luoghi dove determinati fatti si sono verificati. Domenico quindi, con grande responsabilità, ha deciso di raccontare questo passato, ha deciso di raccontare le storie di quelle vittime.
Perché il passato si deve conoscere. Si deve conoscere per poter progettare un presente realistico e soprattutto un agire futuro concreto. Perché alla fine il sunto di tutto questo encomiabile lavoro che davvero dobbiamo portare nelle scuole, Domenico, di questo territorio e non solo, proprio il filo conduttore è questo atto di responsabilità che noi dobbiamo nutrire nei confronti di chi verrà domani. Quando succede un fatto storico, o almeno quando succede una tragedia senza precedenti come può essere un terremoto, e il terremoto di lunedì 28 dicembre 1908 da Mercalli è stato indicato, è stato inserito nell'undicesimo grado della scala Mercalli. Mercalli ha aggiunto in seguito al terremoto del 1908 altre due scale, l'undicesima e la dodicesima, pari al settimo grado della scala Richter, un terremoto apocalittico. E allora, che cosa succede quando avviene un evento del genere? Può essere un'alluvione, può essere un terremoto, che nella prima generazione, seconda generazione, in qualche modo c'è la consapevolezza di sapere dove costruire e soprattutto come costruire. Questa consapevolezza nel corso dei decenni si sbiadisce, viene meno. Poi metteteci pure che purtroppo negli anni 60 abbiamo iniziato a parlare ovviamente di che cosa, di piani regolatori, presunti o mancati, abbiamo iniziato a parlare di condoni edilizi facili. E questo non ha fatto altro che alimentare quello che non avrebbe dovuto alimentare, cioè case dove non si sarebbero dovute costruire, allungamenti e allargamenti di edifici che non si sarebbero dovuti accettare e che invece abbiamo, un po' in tutto il territorio in realtà. Allora la consapevolezza davvero che dobbiamo nutrire è questa qua: impegnarci a raccontare in ogni luogo possibile che un altro terremoto devastante può accadere. E noi siamo impreparati davanti a un terremoto del genere. Qualche tempo fa, ricordo, mi è venuto un flash mentre venivo in macchina oggi, ed è stato un viaggio indimenticabile, vabbè, un funzionario della protezione civile mi disse una cosa. Mi disse: ma tu sai che in caso di terremoto abbiamo già previsto il collasso delle arterie stradali e ferroviarie? Ciò significa che ove dovesse verificarsi un terremoto del settimo grado della scala Richter, i soccorsi in Calabria arriverebbero tramite mezzi anfibi, tramite mare. E allora anche lì dovremmo fare una riflessione su come siano state costruite le nostre autostrade, no? Ma alla fine io proprio credo, Dome, che il messaggio che tu ci vuoi trasmettere questo qua, no? Cioè, che quello che è stato non deve essere fine a se stesso, quello che è stato deve essere un grande insegnamento, ripeto, per i presenti in proiezione futura. Perché in maniera molto breve voglio ricordarvi che il terremoto del lunedì 28 dicembre 1908 ha provocato tra 80 e 100.000 vittime, 6.000 km quadrati di territorio colpite. Il terremoto ha provocato un maremoto con onde alte da 7 a 10 metri, zona Lazzaro di Reggio Calabria fu completamente, si arretrò per 175 metri, ci fu un arretramento del mare. Furono 78 le località colpite della provincia di Reggio Calabria, da anni è stato ricordato che vanno, oscillano dal 70 al 100%. Concludo dicendovi questo, che nel libro si evidenzia anche come al governo centrale le notizie arrivarono in maniera frammentata. Pensate che nel gabinetto del governo Giolitti arrivarono i telegrammi di Catanzaro, della provincia di Catanzaro, di Palermo, di Catania, ma non arrivarono i telegrammi della provincia di Reggio Calabria e di Messina, e nessuno se ne accorse. Se ne accorsero 12 ore dopo. Allora, ovviamente, questo è anche indice della scarsa considerazione che purtroppo una parte del meridione ha avuto nell'agenda di governo. E allora io chiudo ringraziando di nuovo Domenico per avermi dato la possibilità di curare la preparazione del libro, perché scrivere è davvero sempre un grande atto di responsabilità.
Quindi grazie per avermi concesso questo grande privilegio e onore. Grazie Giovanni. E mi allaccio a quello che hai detto relativamente alla questione dei soccorsi. Leggevo che proprio anche ai tempi i primi soccorsi che arrivano alla Messina furono via mare, con i russi, sbaglio? Poi arrivarono tutti gli altri. E quindi praticamente tutto cambia per non cambiare, sostanzialmente. Però noi siamo cambiati, come comunità. Un elemento importante che analizza Domenico è il terremoto e l'impatto sociale che ha avuto sulle comunità di Messina, Reggio e Palmi, ovviamente. E riporta degli studi sociologici interessanti. Uno, che fu fatto nel 1913, ci dice che le persone ebbero sbalordimento, tendenza all'apatia, segni di perdizione, addirittura rassegnazione, dolore, ma anche si sviluppò quella credenza del castigo divino di cui parlava Gianni, che forse ancora un po' oggi ci segue nell'avere questa riverenza, ecco, nell'avere il massimo rispetto di tutto che deriva da lì. E poi soprattutto uno studio di Tebi, di Guido Tebi, caratterizza il fatto che il ripetersi dei terremoti, il senso dell'instabilità, del non perdurare, tutte le situazioni negative derivano dal Regno di Napoli, dalle due Sicilie, e poi si sono acuiti a seguito dei terremoti che hanno un po' destabilizzato le comunità. E quindi vorrei dare il lago, se poi qui, per intervenire proprio su questo aspetto legato alla nostra comunità, da più punti di vista. Grazie, buonasera, un saluto a tutti gli amici convenuti, al sindaco e ai relatori e al nostro Domenico. Bene, proverò ad essere veloce, perché avrei voglia di raccontarvi tante cose, però dobbiamo cercare di rispettare i tempi. E vi devo confessare che da appassionato di storia e in particolare di storia locale, io sono un collezionista quasi con mia moglie mi dice che sono un maniaco seriale, cioè io praticamente ho quasi una forma di deformazione, cioè vado sempre a cercare dei pezzi, dei frammenti, dei pezzi di storia che possano ricondursi al nostro territorio e che io possa fare ritornare a casa, e quindi ogni volta che io recupero un frammento, un pezzettino di storia di Palmi e riesco a portarlo a casa, per me è già una piccola vittoria. Vi devo confessare che avere riscontrato che in una generazione successiva alla mia c'è la presenza di ragazzi, di giovani, mi piace dire, sottolinearlo, ragazzi, giovani, come Domenico, questa è una notizia, è una cosa che mi ha dato un grande sollievo, perché io ritengo che sia fondamentale, importante, che ci possa essere la possibilità di trasmettere questa passione, questa infezione, direi, usando un termine medico che ricorre spesso nel mio quotidiano, essendo io una persona che ha a che fare anche con le malattie, ma questa è una bella malattia. Il fatto di vedere un giovane come Domenico che si è appassionato e che si è dedicato a recuperare questi frammenti di storia, e vedere che quindi ci sono delle generazioni nuove che prendono il testimone, che è una cosa che fa veramente piacere e che personalmente mi ha anche gratificato il fatto di poter condividere con lui delle piccole memorabilia che hanno raccontato come tessere di un mosaico pezzi di storia che eravamo riusciti a recuperare. Quindi ecco, io dico, dopo aver avuto a Palmi personalità come De Salvo o come il professore Ferraro, noi che siamo venuti dopo siamo gratificati dal vedere che ci sono giovani studiosi come Domenico che continuano con passione a perseguire questa nostra passione, questa nostra ricerca continua. E
Dunque, andiamo velocemente a parlare del territorio e del terremoto. I vari terremoti che si sono succeduti hanno trasformato e plasmato anche la nostra storia, la nostra città. E se noi volessimo andare a fare una full immersion negli ingredienti che caratterizzano i vari terremoti e ci volessimo soffermare sui tre importanti terremoti, questi gli ultimi che ricordiamo importanti, quello del 1783, quello del 1894 e quello del 1908, potremmo scoprire che sono delle vicende che hanno interessato le nostre comunità e che contengono nel loro interno argomenti che possono avere a che fare con la filosofia, con la letteratura, con la scienza, con la scienza matematica, con la chimica, con anche la geologia. E noi dobbiamo ricordare sempre, noi siamo su un pianeta che continua a vivere, che vive, e se ci sono i terremoti è proprio per questo proprio per questa vita che continua ad esserci sotto i nostri piedi. Noi ci troviamo a vivere in uno dei posti più belli del mondo, che però si trova in una sorta di spartiacque fra la placca eurasiatica e la placca africana, che si incontrano si scontrano, e quindi praticamente è proprio il fatto che l'Africa tende a infilarsi sotto la placca eurasiatica che purtroppo determina la presenza dei terremoti. I terremoti, la scienza ci ha spiegato che sono un evento naturale che noi dovremmo saper gestire, governare e prevedere non tanto dal punto di vista temporale, cioè prevederne gli effetti. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter minimizzare i rischi e i danni che possono provenire dai terremoti, ed è questo che deve spiegarci e deve insegnarci lo studio della storia. Andare a fare quindi una ricerca, una full immersion, come dicevo, ci dà la possibilità di scoprire che nel passato ci sono state tante micro storie, tante micro vicende che hanno messo assieme e determinato questo mosaico che è la narrazione del terremoto, che così bene Domenico ha saputo sintetizzare nel suo libro. Io mi sono voluto volutamente portare qualche piccola memorabilia da buon collezionista, che io qua con un cilindro del mago ho voluto portarvi, così a volo d'uccello cercherò di dirvi di cosa si tratta. Questo è uno dei libri che avevamo realizzato insieme al mio amico Achille Cofano, e nella quarta di copertina avevamo voluto scrivere: quando in un'ansia collettiva di rimozione a crollare con gli edifici e il senso stesso del ricordo, il recupero di micro storie che restituiscono alla trama anche pochi dettagli, poche tessere disperse del mosaico scompaginato dal sisma, può apparire una sorta di piccola rivincita sul demone sotterraneo. È l'intento di questo nostro piccolo contributo, per il quale ci siamo avvalsi di fotografie, cartoline, libri, giornali, riviste d'epoca, che offriamo oggi a chi vuol sapere, dedicandola alla memoria di quanti allora caddero vittime inermi della catastrofe. Queste erano le parole che abbiamo voluto utilizzare allora, perché, ve ne racconto una veloce, per tanti anni anche gli storici palmesi ci hanno fatto vedere una fotografia dove si vedeva il frontale di una chiesa, che tutti dicevano fosse la chiesa del Rosario. Facendo uno studio approfondito su quella immagine, io personalmente nutrivo dei seri dubbi che potesse essere quella la chiesa del Rosario, sapendo dove era collocata questa chiesa. Non poteva essere la chiesa del Rosario, eppure gli storici, anche autorevoli, viventi, sostenevano che quella era la chiesa del Rosario. Cosa mi capita? Mi capita di trovare a Torino, in un giornale di Torino, una chiesa crollata di palmi, che secondo me invece era la chiesa del Rosario, però non c'era scritto che c'era una chiesa di palmi. Per cui io mi sono anche consultato allora col professore Ferraro, il professore Ferraro mi disse: ma poteva essere anche una chiesa del circondario, Palmi era il centro più importante, per cui magari una fotografia veniva attribuita a Palmi.
Che succede? Che poi a seguito del terremoto, a seguito del filmato che fu recuperato, del quale anche Domenico Faccenno, un filmato fatto dai francesi, la prima volta che una telecamera arriva a Palmi e fa delle riprese, in quel frammento io vedo per un attimo un pezzo di chiesa in alto, poi si vedono altri fotogrammi e poi si vede una parte di chiesa in basso. Bloccando quei fotogrammi della chiesa in alto e della chiesa in basso, io ritrovo la fotografia che avevo trovato a Torino, che era relativa al terremoto del 1894. Le unisco e vedo la stessa chiesa, per cui capisco che quella è la chiesa del Rosario. Per cui a quel punto con il mio amico Achille Cofano ci diciamo: ma se questa è la chiesa del Rosario, quella che ci hanno spacciato per chiesa del Rosario, quale chiesa è? Achille la guarda, fa una ricerca, guarda delle vecchie fotografie, si accorge che è la chiesa dell'Immacolata, cioè la chiesa dell'Immacolata di San Rocco è stata spacciata per anni, ma recentemente, non erano passati manco 100 anni dal terremoto, è stata definita chiesa del Rosario, mentre invece della chiesa del Rosario non c'era alcuna traccia. Siamo riusciti attraverso questo studio, anche questa fortuna, a recuperare un pezzo di storia della nostra città. Le ricerche sono andate avanti, abbiamo recuperato altro materiale. Palmi, per esempio, è stata aiutata, come si diceva prima, da tante persone che sono venute da fuori per aiutare i palmesi, e ciascuna di queste persone poi ha raccontato la sua esperienza. Per esempio penso ad Eraldo Andrea Belliccioni da Pontenera Palmi. Queste persone il 6 di gennaio, il giorno della Madonna, il giorno dell'epidemia, loro si trovano qui a Palmi e arrivano in questo disastro proveniente da Pontedera. Alla fine, dopo questa esperienza, ne viene fuori un librettino che racconta una storia. Un'altra storia raccontata per esempio da questo Jacopo Turola, che attraverso i paesi del terremoto, anche lui racconta altre storie. Ma noi veniamo a sapere pure che io mi ritrovo con questo blocco di ferro, uno dice: che cos'è? Era serviva per realizzare una medaglia che Palmi ha voluto dedicare, quindi c'era la parte posteriore della medaglia, io conservo anche la parte che è stata stampata da questa parte qui, e era una sorta di ringraziamento che veniva fatto ad Adele Alfieri di Sostegno, che era in pratica la nipote di Camillo Benso Conte di Cavour, che partì da Alba, era una benefattrice, non aveva figli, è venuta a Palmi con del legname per costruire un quartiere dedicato ai più poveri, quelli che avevano perso le case. E a Palmi ci fu, quindi, per un periodo della sua storia, Palmi ebbe un quartiere che si chiamava Rione Alfieri, così come c'era il Rione Stati Uniti, così come c'è stato il Rione Croce Rossa, che poi erano praticamente dei rioni che venivano realizzati grazie all'aiuto di queste persone. Palmi ebbe la sensibilità di coniare una moneta, e quindi io faccio lo stampo che servì proprio per ringraziare questa Adele Alfieri di Sostegno, questa donna, questa benefattrice che costruì questo quartiere, che poi venne utilizzato fin quando poi le case di legno non furono sostituite dalle case vere. Altre storie straordinarie, questa è un'altra storia che io mi auguro prima o poi che venga recuperata in maniera seria e che diventi addirittura una piccola... c'è un motivo per poter fare anche un film su questa storia. Questo signore che vedete qui era un dentista che si chiamava Pecoraro, che partiva da Messina per venire a Palmi a fare il dentista. Ebbene, questo signore praticamente parte da Messina, si trova a poche centinaia di metri dalla riva, e si accorge che c'è il maremoto. Ritornano indietro, Messina devastata. Questo aveva lasciato l'unico figlio che aveva, un bambino. Lui era, fra l'altro, aveva avuto una vita anche difficile. Insomma, va a scavare nella casa per cercare di tirare fuori il figlio e la moglie che erano rimasti a casa. Scava, riesce a tirare fuori la moglie e il bambino non viene fuori. A un certo punto, sfinito, torna, lo mettono in un accampamento. A un certo punto gli dicono che il figlio è stato recuperato. Lui va a vedere sto bambino, ma sto bambino non lo trovano, e incominciano a girare dappertutto, sto bambino non si trova. Incomincia lui come un pazzo a cercare per vedere se riesce ad avere tracce di sto bambino. Qualcuno gli dice che le potrebbero averlo imbarcato per Napoli. Fatto sta che lui parte per Napoli, gira tutta Napoli, sto bambino non lo trova, va a Roma. Morale della favola, a un certo punto, oggi abbiamo chi l'ha visto, allora
ecco, che lui realizza questo libro per cercare di sensibilizzare i dentisti romani, si adoperano per raccogliere soldi per cercare di dargli la possibilità di rifare di nuovo la sua attrezzatura. Quest'uomo non riesce più a trovare suo figlio e quindi scrive un libro per poter recuperare il figlio. Questo ve l'ho voluto raccontare e concludo aggiungendo un altro documento che mi è capitato di trovare e che ho avuto piacere di condividere con Domenico, che è quello che parla di Pepe, che è un telegrafista, un signore che era durante il terremoto e si trovava a casa, scappa perché la notizia che è stata data a tutto il mondo sulla vera entità del terremoto è partita da Palmi. Ecco il discorso, che alcune notizie erano arrivate dopo. L'abbiamo scoperto perché a questo signore, che è stata conferita una medaglia, perché ha avuto l'idea di andare dove c'era il telegrafo, ripararlo dai calcinacci che erano caduti e mandare il messaggio per spiegare di che entità era stato il terremoto. Ecco che tutto il mondo ha saputo e quindi a lui è stata poi conferita una medaglia grazie a questa sua iniziativa eroica, quasi di sfidare a entrare dentro i locali dove c'era il terremoto. Ebbene, non so se queste cose riescono a entusiasmarvi, sono sicuro di sì. Però vi ripeto, vi giuro che poter scoprire questi pezzi di storia e poter avere anche gli elementi cartacei, i materiali che ce la restituiscono, che ce la raccontano, è un sollievo, è una gioia. Un sollievo analogo a quello che ho provato io quando ho visto che c'era un giovane come Domenico De Luca che aveva il piacere e la gioia di raccogliere questo materiale e di farne un bel libro. Grazie. Grazie. In realtà c'è un materiale per un'enciclopedia, non per un libro. Quindi Domenico, preparati, perché potrebbe essere un'enciclopedia, una sceneggiatura, non lo so, possiamo fare qualunque cosa. Effettivamente quella scatola è uno scrigno, cioè un piccolo scrigno. Questa è la punta di un iceberg. Però effettivamente poi rifletti su storie, su come siamo arrivati, no, ad oggi così a parlarne, e come forse ancora noi siamo interessati un po' a quello che siamo. C'è una magia anche questa, cioè il fatto di attribuire a degli oggetti un qualcosa che si portano dietro, un pezzo di storia che si portano dietro. C'è anche qualcosa di magico. Molto, assolutamente, anche perché poi è quello che effettivamente ci rende oggi qui. Assolutamente. A discutere, cioè se non fossero arrivati i soccorsi, se non fossero arrivate quelle persone di buona volontà, la Croce Rossa e quant'altro, probabilmente oggi magari saremmo qui in una situazione diversa, in condizioni diverse, anche perché poi la ricostruzione è toccata a noi, vero Vladimiro? È stata anche impegnativa. È stata molto impegnativa la ricostruzione, anche perché la prevenzione oggi passa, come passava in teoria allora, ma forse oggi ne siamo più consapevoli, dalla progettazione degli ambienti. Buonasera. Buonasera a tutto il pubblico, anche la sindaco, assessori Schifichetti e Riotto. Assessore che mi piace definire alle strategie urbanistiche. Piacerebbe tanto che ci fosse questa delega alle strategie urbanistiche, ancora prima che i lavori pubblici. E io, chi è Domenico per me? Innanzitutto Domenico non è un appassionato, lo è, ma è soprattutto uno scienziato, è un ricercatore, è un professionista, e devo dire che avere una figura di questo tipo, al di là del titolo universitario, che tanto mi dà onore, è certamente una garanzia. Quando annetto quindi tutte le possibili passioni, questo è il valore aggiunto che veramente deve dare il plauso a Domenico De Luca. Nel 2004 ho avuto incarico insieme ad altri giovani architetti con il Dipartimento di Urbanistica, l'Università di Reggio Calabria, di Giuseppe Ferra. Lui si occupava e si occupa ancora, professore ordinario della città di Birmingham, persona con la quale ha lavorato insieme a Patrizia Gabellini, altra grandissima urbanista di Bologna, che ha realizzato il libro Urbanisti Italiani, dove proprio su quel libro si parla tanto di quella cosa. Nel 2004 ho scoperto come Palmi abbia, non scendo nel dettaglio, questo mi scuserà sicuramente l'ingegnere prima e dopo assessore Riotto, per tanti motivi non scendo nel dettaglio, ho scoperto come
ci sono alcuni quartieri della nostra città che hanno una densità abitativa così elevata rispetto alla qualità e quantità edilizia che spaventerebbe. Penso per esempio al quartiere Pille, penso per esempio al cosiddetto quartiere Pille, quartiere di Via Virgilio, penso per esempio al quartiere cosiddetto Ferro Verde, se ne parla tantissimo in questo libro, ed è importante esaltare questo libro soprattutto. E io ho scoperto come effettivamente su abitazioni di un solo piano, case di muratura, sono state realizzate 4 o 5 piani di case in calcestruzzo armato. In altre parole, il 90% dell'abitazione di quei quartieri, e non solo di quello, come dicevo l'altro, con un terremoto avremmo di che piangere veramente tanto. Faccio un passo indietro e parlo un po' del libro perché è lui il protagonista insieme all'autore. Dico dei numeri. Mi passo al periodo moderno. 1693, 1707, 1709, 711, 720, 723, 744, 780. Dal 1702 al 1908 questo territorio è continuamente messo alla prova dei terremoti. Il mio professore di antropologia, Gavino Musio, mi disse che un secolo determina una cultura, due secoli confermano una cultura. La tosse della terra noi ce l'abbiamo dentro. Noi siamo la costa della terra, ci muoviamo, pensiamo con la costa della terra, ed è antropologicamente dimostrato questo. E un passo ancora ulteriore, molto bello, del libro è la memoria. Quando si viene affidato nel 1908, che lo dice appunto Domenico, il piano regolatore ad alcuni degli autori, tra cui l'ingegnere De Maria, Antonio Zambo, e poi lo stesso Pucci, mi pare che si chiami così, Giuseppe Pucci. Loro, gli ultimi, De Salvo e De Maria, si tirarono indietro, i motivi sono tutti da dimostrare, da capire, chi lo sa, e fu affidato ad un solo uomo la progettazione di una città. A mio avviso questo è forse l'errore più grande che una città può compiere, perché è oggi dimostrato. Gli incarichi vengono dati ad Egitto, ma allora cosa condusse? Condusse a tante cose, a demolizioni, a perdite, perdite di memoria, ma anche a perdite di presenze importanti, fondamentali. Ognuno di noi sa cos'è la prima piazza Mendola, si è parlato della chiesa del Rosario, del Borgo e anche la stessa stazione. Cosa mi ha colpito particolarmente in questo libro? Il vigore, la determinazione di una cittadinanza che voleva aggrapparsi alla propria memoria e che non è stata ascoltata, perché poche persone hanno fatto di testa loro, per esempio, in modo volgare. Infatti c'è un bellissimo punto dove, quando viene il re Vittorio Emanuele, qui viene a farmi, è molto bello, sicuramente tutti lo conosciamo, tutti lo soffiamo, ma il cronaca dell'epoca dice, perché fanno passare l'imperatore, l'impero fanno passare soltanto dalle vie più belle, da quelle che sono rimaste in piedi per certi versi. Lo fanno sbarcare a Nuova York, Lo fanno sbarcare lì, ma il passaggio importante è quando dice, povera Palmi, che razza di gente alberghi. L'amore vero per questa città tante volte è stato provato, ma fino a quando veramente quel nucleo forte e numeroso di cittadini non viene ascoltato o non è stato ascoltato, quel riscatto è difficile da tutti. Ci sono altri punti, altri passaggi fondamentali del libro. Questo fatto della perdita della memoria, che ricordo anche Corrado Latina, che fu colui che mi insegnate di costruzione di beni fisici a Firenze, fu colui che ricostruì la cupola di Noto dopo il terremoto del 1990, punto molto sulla memoria e ci faceva vedere tutto quello che accade nel momento in cui è caduto un terremoto. Ci fece vedere il David di Michelangelo, cosa potrebbe accadere nel momento in cui c'è un terremoto, e anche a Firenze, anche a Toscana,
un luogo sicuro. E questa perdita di memoria si è trascinata fino, dici qui, fino alla metà del XX secolo, fino agli anni 50. Quelle case che sono diventate baracche, sulle quali poi, nelle stesse aree di sedime, che poi vuol dire là dove erano impegnate le baracche, sono state realizzate delle abitazioni in muratura, piccole, per famiglie che crescevano sempre di più. Mia madre è una famiglia di 7 figli. E quindi la mancanza di strumenti ha dato adito a un arbitrio di costruzione, che necessariamente gli spazi piccoli hanno fatto aumentare sempre di più questi volumi, che sono ancora presenti e nella quale ancora vive gente. Io credo che il ragionamento da fare, che non basta questa sera, è un ragionamento molto serio, lo sappiamo tutti che è molto serio, però sono certo, me per primo, che battendo quel cancello ce ne saremo già dimenticati, perché rifugiamo la paura, perché non ci vogliamo credere, la rifugiamo proprio, la scansiamo, perché non ci vogliamo credere, la vediamo e la scansiamo, quindi la sappiamo che c'è. Rimuoverlo già è diverso, non abbiamo coscienza, qui abbiamo coscienza. E questa paura che vogliamo rimuovere ci conduce poi in quella strada che noi non desideriamo, un po' come Edipo, per ragionare. E allora, leggere questo libro ha una doppia valenza, una valenza morale, e quindi l'invito mio veramente ad acquistarlo, una valenza morale e una valenza storica, documentata, certificata da uno storico. Non è un percorso improvvisato, non è un lavoro solo di passione, è un lavoro serio. E concludo con una testimonianza. Non posso dirmi da leggere veramente. Questa testimonianza che recita così: noi abbiamo letto tutto il libro, potremmo far parte della giuria della Fino Strega. Arrivo subito. Lo squallore di palmi, morte, pane e pioggia. Non è un incontro di lutto questo, è una consapevolezza. Le scosse di terremoto continuano sensibili e frequenti. L'acqua torrenziale che da 2 giorni cadeva è finalmente crestata. I danni, è inutile dirlo, sono aumentati. Altre 100 vittime furono estratte dalle macerie. Esse sono almeno finora 594. Altri numerosi continuano a giacere sotto le macerie. Le esalazioni sono pestilenziali addirittura. È la strada più danneggiata, la Via della Pietà, dove le case sono costruite le une addosso alle altre. Non è ancora cominciato il lavoro di disimpedimento. Faccio una parentesi. Nel 1894 c'è un terremoto. Nel 1908 ci sono ancora delle case puntellate del 1894. Si calcolano che giacciono in quella via sotto le macerie da 80-90 individui. La popolazione è ancora a causa della mancanza di tavole, riparata sotto le tende e sotto le baracche sconnesse, costruite nel 1905. Il pane, poco, molto poco per i bisognosi, è preso di assalto dai poveri superstiti, malgrado la presenza di 2 delegati di pubblica sicurezza. Se non ci fossero state cugine gratuite a farvi, si mangerebbe pane scarso e mal cotto. Per la fame che si comincia a patire, si è costretti ad assistere a scene pietose. Una povera donna, nella speranza di sfamare 2 dei suoi bambini, mette a repentaglio la sua vita, mentre essa è intenta a penetrare in casa sua per trovare qualcosa dalle provviste che un tempo aveva un masso, staccandosi dall'alto
va a cadere ai piedi dei suoi bambini. La verdura si mangia con dita senza pane, perché a palmi non bene più. Tutto è triste. Tutto contribuisce ad acuire di più lo squallore. Mentre quasi tutte le famiglie sono partite, le pochissime che non piangono la perdita di qualche congiunto cominciano a disperare per le malattie che imperversano. A quanto mi si diceva, vi sono 12 colpiti da polmonite e 6 da bronchite, senza contare i moltissimi colpiti da influenza. Manca il carbone, la legna, qualsiasi ristoro, insomma, ai posti di soccorso sono parecchi ammalati gravi. Ai due che sono morti, dei quali vi ho dato notizia, se ne devono aggiungere oggi altri due. Come sapete, le cose peggiori sempre di più. Il maggior Belissari della 43esima fanteria, che finora ha provveduto con i suoi uomini ai bisogni più urgenti del paese, ha telegrafato e telegrafa continuamente e dice: qui è tutto morto. Questo passaggio fa riflettere anche su un punto. Se avete notato, dice che ci sono baracche del 1905. Nel 1905 c'è stato un altro terremoto. Concludo. Fino a quando veramente non rifugiamo quella paura e prendiamo consapevolezza, sembrerebbe quasi un luogo comune. Non voglio concludere così. Però di fatto è questo. Tutto gioca sulla nostra memoria. E anche quella memoria storica, culturale, artistica, che ci identifica, alle spalle abbiamo qualcosa di straordinario, penso alle fotografiche, alle avventure, è una questione collettiva. Questo libro è una questione collettiva. Il valore di questo libro è una questione di città, di cittadinanza, non è solo una questione intellettuale. Va letto un po' alla volta, fermarsi, riflettere, tornare indietro e soprattutto ricordare. Effettivamente è un libro abbastanza complicato, che suscita poi noi cittadini, da un lato lo slancio della cittadinanza attiva, no? Comunque quando lo leggi ti rendi conto che tu devi avere una visione, una progettualità che ti consente di migliorare la tua comunità. Dall'altro però forse mancano momenti di questo tipo per riflettere, quindi io penso che questo sia un bel momento. Dovremmo evitare di scordare domani, appena uscita, anche perché nel passaggio che fa Domenico sulle modifiche a livello sociologico e antropologico, dopo il terremoto, effettivamente lui scrive: il cataclisma porta con sé la modificazione e lo scorrere del tempo e la percezione, c'è un prima e un dopo terremoto. Noi siamo fortunatamente ora nel dopo terremoto, ma poi i nostri geni ce l'hanno dentro, quindi questo ce lo dovremmo ricordare. E questo libro di Domenico davvero va letto, ma va letto non solo dai cittadini palmenti, va letto. E per questo devo ringraziare chi ha creduto in Domenico, che è Marco Marchese, oggi se abbiamo questo libro è anche grazie a lui. Grazie. Allora, c'è un filo conduttore che mi lega alla pubblicazione di questo libro e a quando ho conosciuto Domenico De Luca, che farebbe fatica a crederlo, è lungo questo filo conduttore, 46 anni. Anno 1976, terremoto del Friuli, è lì che io ho assorbito il timore di restare sotto le macerie, perché vedevo mia mamma piangere mentre guardava le immagini che scorrevano su una trasmissione per gli emigrati che era data una sola volta alla settimana, perché a Bar, nel Canton Zug in Svizzera, ancora non era arrivato il segnale della televisione della Svizzera italiana, quindi c'era una sola volta a settimana questa trasmissione che per mesi dava le immagini del terremoto del Friuli. Poi è arrivato il 1980 e lì è stato un altro spavento, ero con mio fratello e lo rimproverai perché stavamo facendo una partita a scacchi e incominciavano ad andare da tutte le parti, io lo accusai che stava rovesciando il tavolo invece del terremoto. Per arrivare al 2012 ho preso il terremoto di Striscio per mia fortuna dell'Emilia,
l'ho preso alla Camera del Lavoro a Milano. Lì ho avuto veramente paura perché mi sono, per la prima volta nella mia vita mi sono sentito veramente sull'orlo di una crisi di nervi, sul punto di infilarmi sotto il tavolo, come stavano facendo tutte le persone che erano con me durante una riunione sindacale. E io nel frattempo ci ho pensato, perché il timore, non tanto la paura del terremoto in sé, no? Ma il timore di restare sotto le macerie mi ha indotto 17 anni fa a incominciare a prendere delle contromisure, sapendo di dover costruire una casa un decennio dopo, diciamo, 10 anni dopo, cioè c'erano i soldi da raccogliere e due mutui da stipulare. Allora troverete nelle pagine di questo libro alcune pagine che Domenica ha voluto dedicare, perché questo libro non è soltanto un ricordo del passato, ma ci proietta nel futuro, perché è anche un libro che parla di prevenzione. Allora troverete delle pagine lì dentro che parlano di questo progetto che ha pensato a tutte queste cose che vi ho appena detto e quindi è arrivato a un determinato punto. Però non mi spingo oltre, altrimenti vi racconterete la cosa del libro troppo oltre, quindi vi toglierei la curiosità, perché il libro sta lì e naturalmente vi invito a portarvelo a casa. Concludo dicendo, sono stato lietissimo di pubblicarlo per tutte quante queste ragioni, perché la prevenzione è assolutamente fondamentale. Colgo l'occasione per ringraziare per l'ospitalità di questa sera, come casa editrice, un ringraziamento particolare al sindaco, perché rappresenta tutta la città, e quindi è un ringraziamento omnicomprensivo di questo splendido centro, della città che ci ha ospitato. E sugli enti locali non è naturalmente il caso di Palmi, io vorrei dire una cosa. Dobbiamo partire da un presupposto. Se continuiamo a attraversare l'idea secondo cui i piani di emergenza si devono fare solo perché bisogna smarcare la casellina del fatto e passiamo avanti, noi non riusciremo mai a fare una vera prevenzione. Fare prevenzione sul terremoto significa oggi salvare le vite di quando la tosse della terra arriverà, perché è certo che arriverà, non sappiamo quando, perché è un fenomeno assolutamente naturale. Poi qualcuno può essere superstizioso, altri si possono affidare, voglio dire, a riti, anche preghiere, e tutto, va bene tutto, voglio dire, però la scienza ce lo dice. Un colpo di tosse dalla terra arriverà, se noi vogliamo salvare delle vite è oggi attraverso la prevenzione che ci dobbiamo muovere. Ci dobbiamo muovere, naturalmente i disastri che sono stati combinati sul territorio sono indicibili e oserei dire quasi insanabili, però possiamo fare tantissimo con la prevenzione, con la formazione delle persone su come comportarsi sul terremoto e soprattutto cosa fare, chi e che cosa nel momento in cui quel colpo di tosse dovesse arrivare. Sapere, avere il piano A, il piano B e il piano C nel momento in cui arrivi il colpo di tosse, sapere in quel momento che cosa fare. Questo significa salvare delle vite, vite che non conosceremo mai, però è necessario farlo per evitare una nuova grande tragedia umana che potrebbe in futuro collocarsi nella storia esattamente come si è collocata la tragedia umana del 1908. Grazie a Domenico, io sono onorato di averti fra gli autori della casa editrice e sono veramente felice, perché quando mi è arrivato il suo manoscritto, non arrivano più scritte a mano, sull'intendersi, però se usate romanticamente li continuiamo a chiamare così, arrivano via mail adesso. Quanto tempo ho pensato per pubblicare il libro? Neanche un giorno. Ecco, erano 46 anni che aspettavo questo libro. Grazie. Che forza la pena che ho fatto il libro, eh? Che forza la pena. Speriamo di aver stimolato anche un po' la curiosità di tante chicche che sono citate in questo libro. E a proposito di chicche, abbiamo l'occasione di vedere il video di cui parlavamo prima, che è un filmato girato dalla troupe francese, da una troupe francese qualche giorno dopo il terremoto, e tra l'altro è l'unica testimonianza esistente, e il video si chiama Terremoto in Italia.
se siamo pronti, Giacomo, possiamo portare. La prima volta che a Palmi arriva una macchina da presso. Sì, esattamente, la prima testimonianza. Che dire, voi avete in ogni campo analizzato l'opera, dall'architettura alla superstizione alla storia generale che ha riguardato questo evento. Io sarò brevissimo, anche perché troverete tutto nel libro per quanto riguarda la storia del terremoto del 1908. Sappiate che è un lavoro che è costato circa 2 anni di ricerche. Nasce dall'esigenza di dover raccontare qualcosa che mancava, perché, come è stato sottolineato, questi eventi, gli eventi luttuosi che hanno flagellato la nostra città, sono stati, come dire, spesso dimenticati, oppure messi ai margini, perché di fatti, quando ci occupiamo di storia, io dico insomma da storico,
oppure quando si trova a parlare la storia di Palmi, si bypassa quel periodo. È come se ci fosse qualcosa che evita in qualche modo di parlare del terremoto. E difatti questo è emerso. Nelle ricerche, lo leggete nelle pagine, è emersa una rimozione collettiva dell'evento. Forse perché chi ci ha preceduto in qualche modo ha voluto dimenticare talmente a tal punto la catastrofe portata da un evento naturale, quale è stato il terremoto del 1908, che ha cancellato quella storia. E non è solo una storia sociale, morale, ma anche addirittura nell'architettura, ecco, mi aggancio a quanto ha detto Vladimiro Maisano. Pensate che il piano urbanistico di ricostruzione di Palmi ha completamente disintegrato il vecchio centro storico. Non esiste più il borgo, che era un quartiere popolare, ma noi non abbiamo neanche più la vecchia chiesa matrice, che da quello che sappiamo era una costruzione splendida, così come non abbiamo più la chiesa del Rosario, la chiesa del Soccorso. Abbiamo perso tutto, tutto, però su quelle macerie abbiamo ricostruito. Abbiamo ricostruito, abbiamo oggi una delle città più graziose a livello architettonico dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Abbiamo una popolazione che è orgogliosa di essere palmesi, perché appunto da quell'evento noi ci siamo rafforzati, è nel caso proprio di dirlo, perché questo territorio ha vissuto tantissimi terremoti. Non è stato solo il terremoto del 1908, ma è stato anche quello del 1783, quello del 1894, che alle cronache è quello del miracolo, perché a Palmi si è verificato questo evento che è appunto del miracoloso. Quindi questo è il filone del libro, di una parte, la storia, il ricordo di quello che è successo, perché noi non dobbiamo dimenticare, anzi, dobbiamo costruire su quelle rovine, come hanno fatto prima di noi. E a tal proposito vorrei lanciare anche un messaggio. Una delle cose che è emersa dalle ricerche, al di là della cronaca puntuale dei fatti, è che Palmi non ha un monumento dedicato al terremoto del 1908. C'è in realtà presso il cimitero comunale uno stadio, che è una fossa comune, di chi purtroppo non è stato identificato, però Palmi non ha un monumento. Ed è assurdo pensare che una città che ha perso 700 figli non abbia un monumento dedicato a quelle persone. Quindi la mia idea, visto che qua ci sono esponenti, c'è l'amministrazione, c'è il sindaco, ci sono esponenti di associazioni, è quella di dedicare anche una lapide, e io avrei anche un luogo, noi non abbiamo Vico della Speranza più perché è stato cancellato dalle piante urbanistiche odierne, è la via dove sono morte circa 40 persone, schiacciate perché era un vicolo stretto della Palmi ottocentesca, però c'è via Poeta, che è l'unica via rimasta di quelle più flagellate da quell'evento. Noi abbiamo delle cronache, c'è anche una foto di via Poeta dove si vedono appunto i puntellamenti delle case, perché era una delle vie principali, perché Di Palmi la conosce bene, si trova in una strada che è attivo al Corso Garibaldi, quindi sarebbe un'idea anche questa, la promuovo questa sera. E poi soprattutto quello della prevenzione, che è l'altro messaggio che fa quest'opera, perché è divisa nel ricordo e nella prevenzione. Noi abbiamo appunto un mio obiettivo nel libro, ma credo di tutti voi che siete qui, avete ascoltato stasera queste bellissime relazioni, è appunto quello di in qualche modo di andare verso il futuro, perché il libro va verso il futuro, non si cristallizza sul passato, ma appunto punta a quello che starà. Sappiamo che lo stretto di Messina è un'area sismica, a tutti gli effetti, una delle aree sismiche più pericolose d'Italia, quindi ci sono proprio dei livelli di allerta. E sappiamo che purtroppo in un futuro, speriamo più lontano possibile da noi, un evento sismico colpirà di nuovo questo territorio. Allora noi dobbiamo difenderci, vi lascio con questo messaggio. Noi non dobbiamo fare come inconsciamente hanno fatto chi ci ha preceduto, perché la lezione del terremoto del 1783 già nel 1850 era stata dimenticata. E la pianta di Palmi dall'alto, chi va anche a Santeria a godersela in questa sera la può vedere, è una pianta che è segnata da quell'evento, è stata ricostruita Palmi dopo quell'evento e con questo carattere, con queste tre grandi piazze. È una pianta fatta con un criterio illuministico, quindi da ingegneri, dai migliori ingegneri provenienti dal Regno di Napoli, ma anche da fuori, dalla Francia. E così come Palmi anche Seminara, di cui di fatto è stato un altro dei centri più colpiti, e nel libro c'è un appendice dedicato a Seminara, che è una città con noi
ha un forte legame. Quindi vi lascio con questo messaggio, di non dimenticare quello che avete appreso stasera e per il futuro, quando andrete magari a progettare un edificio o una costruzione, o semplicemente quando parlerete del terremoto, di ricordare appunto che non possiamo evitare la natura funesta che colpisce il nostro territorio, però possiamo in qualche modo controllarla, e lo possiamo fare solo con l'edificazione appunto di case sicure e che possono in qualche modo seguire tutte le normative prescritte, perché in Italia ci sono, però spesso non vengono seguite. Solo adesso, con enorme ritardo per quanto riguarda gli edifici pubblici per esempio, si sta provvedendo solo adesso a consolidarli e a renderli antisismici. Quindi io vi ringrazio, grazie ai relatori, a Braniniro, a Giuseppe Pivia, a Giovanni Petronio, a Eliana Ciappina per la moderazione, al dottor Giovanni Parrello, a Marco Marchese perché ha creduto nel libro, e all'amministrazione, al sindaco Giuseppe Ranuccio, c'è anche il vice sindaco, c'è l'assessore Alessandro Riotto. E voglio anche fare un ringraziamento ai dipendenti di questa struttura, in particolare al capo servizio Pietro Piago, che si è occupato dell'allestimento della mostra che potete vedere tra poco, a Carmelino Cagliostro per l'allestimento e la cura della tutta l'allestimento che vedete, le sedie, i microfoni e tutto, e a Giovanni Chiappalone. Quindi grazie, e lascio ovviamente la parola a Reiana per le conclusioni. Grazie Domenico, grazie. Beh, non c'è molto altro da aggiungere a quello che ha detto Domenico, credo. Penso abbia racchiuso tutto quanto e tutto quello che abbiamo detto e che pensiamo, tutto quello che è nel nostro cuore da cittadini palmesi. Solo una precisazione: la mostra è all'interno, si chiama Dal terremoto alla ricostruzione, per cui vi invitiamo a vederla. Ringrazio nuovamente tutti, ringrazio i colleghi con cui abbiamo condiviso questa serata calda, ma ora sembra scemato il caldo, il sindaco, il vice sindaco, l'assessore Riotto, tutti gli intervenuti. A presto, mi auguro, Domenico, perché c'è tanto materiale. Comprate il libro, ovviamente lì. Direi che c'è materiale per un nuovo progetto. Mi sa di sì. Grazie mille.